grado non è più costruttiva. No. Beh. Ok. Cioè devo solo aprire la chiavetta prima. Sì, non si può. Ai tuoi 10 minuti di presentazione. 9 molto bene, 8 molto meglio, 12 molto male. Come cosa? Stai? Si è scomparsa, non si vede più. Sta da via dal vino. Immagino. Certo momento non mi si trova più da ascoltare. Siamo. Quindi parto io. No, allora, sì. Ok. Claudio Bucchica, la sua tesi. Ho deciso
uso per quanto riguarda sempre la struttura di questa rivista un formato piccolo, a differenza del linea iniziale che avevamo con il progetto per possesso Giampaoli, che invece era un grande formato, perché mi piaceva l'idea comunque di giocare su un prodotto di contrabbando, come se fosse una cosa piccola, tascabile da per nascondere. E per quanto invece riguarda il layout e le font utilizzate, come dicevo prima, appunto una delle referenze principali sono queste riviste pornografiche, di fotografia comunque anni 70-80, e quindi si possono notare una serie di font diverse, un'immaginazione, a volte giro il testo in verticale, eccetera, proprio per rimandare queste reference. Per quanto riguarda invece la lista, si possono notare tipo queste referenze a queste riviste, ma anche una serie di reference a delle fanzine underground, quindi tutta la rivista è un mix tra questi due mondi. Proprio per questo non è una lista comune che possiamo trovare per esempio negli scaffali di una libreria o e più che una rivista canonica si deve pensare secondo me come una fanzine e come un prodotto dove ogni tavola è fine a se stessa, come se fossero delle tavole effettivamente di un altro e non effettivamente con la struttura canonica di una rivista come tutti quanti siamo abituati a sfogliarla. Per quanto riguarda invece i contenuti, all'inizio c'è un articolo scritto da una delle ragazze che collabora con me, si chiama Giulia Ferrarezzi, che introduce un po' appunto, la nazione cinese, il mondo della Cina, la cultura, ricca di contraddizioni e censura. E poi c'è tutta la parte alla fine, una serie di articoli dove fondamentali sono state delle collaborazioni perché non è facile trovare materiale su internet. È stato utile appunto parlare con delle persone che hanno studiato il mondo della Cina o che realmente hanno vissuto lì, da citare sicuramente Cristina Manzone, che è una ragazza che cura una pagina su Instagram che si chiama China, che tratta le questioni di genere appunto in Cina, e ho scritto degli articoli appunto che ho avuto la possibilità di parlare con lei e confrontarmi. La parte secondo me fondamentale di tutta la lista è quella che sono stata più contenta a realizzare, è la parte di collaborazioni. Queste sono una serie di referenze appunto di cui parlavo prima, questa per quanto riguarda le fanzine underground appunto. E qua la parte di collaborazioni sono stati chiamati da me 12 illustratori in linea un po' con la mia estetica. È stato bello collaborare soprattutto dopo che abbiamo vissuto questo periodo storico, avere la possibilità di confrontarsi su un tema che ho scelto io e poter vedere come ciascuno degli illustratori lo interpretasse è stato molto bello. E qua ci sono qua, c'è qualche esempio appunto. Questo è Vittorio Donà, questo è Paolo Gentili, ci sono anche dei ragazzi che appunto studiano in Asia. E poi appunto, come dicevo prima, Uovo Store ha collaborato con la rivista e ha fornito un esempio poi da fotografare la parte fotografica. E credo sia. Come ti sei, diciamo,
immagine intesa come illustrazione, fotografia e testi, e avere la possibilità poi, appunto, con la linea di poter chiamare delle persone era un desiderio che già avevo, un'idea che già avevo. Per quanto riguarda la scelta degli illustratori, sicuramente, come dicevo, erano legati comunque a un'estetica che vedevo funzionale per quanto riguarda la tematica. A collaborare è stato molto divertente, sicuramente ci sono delle difficoltà, mi sono trovata in difficoltà a volte quando mi aspettavo una cosa e poi arrivo un'altra, anche semplicemente a impaginarlo rispetto a quella linea che volevo mantenere, però ci sono stati sicuramente anche degli accorgimenti fatti dopo insieme per venirsi un pochino incontro, però ho cercato di rispettare, non volevo inizialmente neanche mettere il nome nella pagina, ho ascoltato il consiglio del professor Veda e ho messo il nome dell'illustratore, ma ho deciso di citarli all'inizio con il numero della pagina perché proprio volevo mantenere la loro illustrazione, il loro lavoro pulito. E se dovessi definire una parola, un termine per definire questa tipologia di illustrazione, comunque il tuo intervento, il tuo intervento grafico all'interno della rivista stessa, no? Come la pensi di poterla definire, cioè mi spiego meglio, sicuramente non è una illustrazione, come posso dire, descrittrice, è un'illustrazione che ha una comunicazione particolare, quasi una sorta di un'illustrazione, passano il termine pubblicitario, un'illustrazione prestata al marketing, prestata ad altre. Ti ci vedi in questa tipologia di, diciamo, di definizione? Vedi questo tuo lavoro con un altro termine? Mi piacerebbe che tu focalizzassi un attimo questa figura. Sì. Anche il marketing che è stata l'illustrazione. Infatti, ecco, questo. Infatti, sempre per quanto riguarda le collaborazioni, ci sono stati dei casi di illustratori dove vedevo una cosa adatta a quello specifico. Per esempio, sono passata un po' veloce, però c'era un'illustrazione di la tematica, ha realizzato questa donna che avvelena e lui avevo effettivamente chiesto, conoscendo il suo lavoro, quel tipo di illustrazione finta pubblicità, esatto. Probabilmente con chi conoscevo di più mi sono anche permessa di poter fare delle richieste. Ho chiesto a un'illustratrice, per esempio, sapendo che tipo di illustrazioni fai, che tipo di interessi anche a curare l'oroscopo, quindi sia il testo che le illustrazioni sono state curate da lei proprio per questo. Quindi, più o meno ho lasciato un po' carta bianca ad altri, però per alcuni ho cercato un attimo di indirizzare di più, pensando che, anche perché magari alcuni mi hanno chiesto, vorrei delle linee più chiare, voglio effettivamente chiedere cosa vuoi in specifico. Quindi è stato tutti gli effetti, ma devi essere artista. Sì, è stato, questa è stata la parte assolutamente più. Ok, allora una domanda. Certo. Io volevo chiedere, voglio fare un passo indietro rispetto alle motivazioni, alle scelte, perché sia nel prodotto sia anche nei riferimenti come grafici che vanno da Simone di Beauvoir e Gabriele Battaglia, io ho visto anche un intento polemico, che oltretutto sarebbe abbastanza giustificato nel confronto di un momento storico in cui l'Occidente, attraverso la scusa del political correct, sta tornando una specie di censura, e in Cina lo sappiamo che è la censura. Impazza, certo. C'è o lo dico io? No, assolutamente. Poi gli articoli, per quanto pochino solamente la superficie di questo, sicuramente parlano di proprio di questo. E il fatto che penso che tutta la rivista giochi sul contrasto. Certo. Stiamo cercando di sdoganare un certo tipo di tematiche, però rispetto comunque il formato, io faccio comunque un formato di contrabbando, quindi non faccio una
gioca tanto su questo tema del contrasto. Sicuramente sì, negli articoli ci sono una serie di argomenti che vanno appunto di queste chiamate virtuali, la censura della sessualità in Cina e tutte le problematiche appunto. Mi piace il formato del contrabbando, provo a dire questa cosa che non abbiamo bene. Io oltre le classiche regole che avete su me, dato da certo. Va bene, ci lasci? Siete... Sì, ma io non ah, scusa, sì, non per capire meglio, mi ricordo di dire la cosa di partita, sì. Partita, e mi interessa per capire meglio dal punto, diciamo, di via iniziale al prodotto fino al primo prodotto, sembra che sia anche giusto. Finale, che cosa cioè, se lì per esempio per il mio sei partita con l'idea, mi sei arrivata oppure sei trovati nel ruolo, alla fine ti hanno detto come si diceva, perché effettivamente è quello che emerge, ti ha messo poi diciamo nella necessità di dover cambiare strada, di dover rivalutare delle scelte più volte, quindi quanto è cambiato, come è stato questo video? Allora, sicuramente partendo dal progetto che abbiamo realizzato, il progetto collettivo, come dicevo, è rimasta la struttura e l'idea è un po' quel tono ironico che accompagna tutta la lista. La cosa che mi è piaciuta nel realizzare poi questo prodotto è stata proprio a livello di contenuti e la profondità, perché sono partita pensando appunto a questo periodico che ogni numero pensavo che la Cina non è un caso, volevo proprio partire da una cosa forte, cioè il massimo della cifra che c'è più vicino, diciamo, possiamo un po' conoscere. E quindi sicuramente rispetto alla Dominus, alla rivista iniziale, man mano che accumulavo informazioni, appunto parlando con ragazze che avevano vissuto piuttosto che studio, eccetera, i contenuti hanno fatto un po' poi tutta la parte. Sì, hanno dato uno spessore secondo me alla rivista che inizialmente con Dominus non aveva, perché era molto più su un'ironia e una semplicità anche, che era bello per quello. Questo era secondo me un'altra cosa, cioè un altro prodotto. Rimane solamente quella per scheletro, cioè la struttura lì. Grazie. 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 Fate la pausa. Sì.